Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, ho preparato tutti gli ingredienti per fare questi, questi dolci, i Kranz. Sono dei dolci astro-ungarici. Um, ho visto um, uno chef farli in tv e mi sono ricordata che sul, um, sul, nostro, sul gruppo della mia amica Rosa Di Fonso eh, c'è un evento... Quindi li avevamo già fatti eh, ad agosto. Voglio provare a farli, magari con qualche piccola variazione. Allora, trovate gli ingredienti scritti. Eh, io ho messo soltanto eh, un aroma in più: un cucchiaino di miele con eh, la buccia di arancia e limone grattugiata e un po' di vaniglia. Quindi, e invece della crema pasticcera, userò eh, la marmellata. Bene, verso tutto, tutti gli ingredienti nella ciotola, quindi la farina, una farina tipo 0, eh, almeno 12-13 proteine. Poi ci metto: ecco, questo è l'ingrediente che ho messo in più. Eh, nella ricetta de, di rosa non c'è, però ho voluto aggiungerlo, ho voluto aggiungerlo bene. Continuo, metto le uova, queste sono le due uova, e poi eh, per, lascio soltanto il burro per ultimo, quindi metto la foglia, comincio a girare mettendo il latte che è mezzo bicchiere, però mi regolo, quindi alla fine ne metto eh, un po' per volta. Bene, eh, continuo a girare e inizio a mettere il latte. Ecco qua, ne metto ancora e giro. Naturalmente io qui ho fatto dei tagli, ho tagliato qualche pezzettino, voi prendetevi il tempo necessario per portare, eh, per incordare eh, l'impasto aggiungo ancora il latte metto il sale il pizzico di sale proprio un pizzico che aiuta nell'incordatura il burro lo metto dopo lo lascio eh, per ultimo Quando, con, mi controllo mi controllo l'impasto ci vuole ancora un altro goccino di latte quindi l'ho messo quasi tutto eh, il mio bicchiere era un po grande quindi Ok, e giro. Era rimasto un po' di sale attaccato alla ciotolina, l'ho versato tutto. Bene, vedete, si sta, sta incordando. Aumento un po' la velocità. Ok. Adesso inizio a mettere il burro. Il burro va messo a pezzettini, proprio come quando si fa un panettone, un grande lievitato. Quindi a pezzettini piccoli, poi non è molto, quindi non ci vorrà molto. Ok, bene. Come vedete il nostro impasto è pronto, la nostra pasta brioche o pasta lievitata eccola qua ancora un pochino appiccicosa ma non importa la rotondo un pochino così ma non serve fare niente eh. quindi la metto dentro una ciotola eccola qua e, e aspetto che aumenti di volume la, deve stare almeno 8 ore, quindi l'ho messa, l'ho lasciata tutta la notte a temperatura ambiente, quindi il tempo è relativo, dipende dalla stagione. Naturalmente, se fa molto caldo, potrebbe andare anche in frigo. Adesso inverno fa freddo, e quindi l'ho lasciata tutta la notte a temperatura ambiente. Adesso mi preparo tutto benino quindi ho aperto eh, la, la pasta sfoglia rettangolare e verso la pasta lievitata eh, sul piano di lavoro ci metto la farina mi aiuto con la farina ok eccola qua è cresciuta sì però mi sembra che non è raddoppiata proprio è cresciuta un pochino ma va bene così c'è anche qualche bolla di lievitazione quindi dovrebbe andare bene però se volete potete tenerla anche un pochino di più anche 10 ore eh. adesso devo allargarla e rettangolare come come la pasta sfoglia quindi dovrebbe, dovrei riuscire a fare la stessa misura della pasta sfoglia metto un po di farina perché per aiutarmi comunque lievitata perché vedete ci sono le bolle che adesso però con il materello devo stendere quindi la stendo vediamo eh, no devo allargar, allargarla allargarla il benino ancora un altro po e quindi vedete lo spessore eh, va da sé eh, se prendete la pasta sfoglia la pasta sfoglia scusate pronta lo spessore è questo poco. adesso adesso devo mettere eh, la farcitura Allargo ancora un pochino, vediamo, misuriamo un attimino, sì va bene, ci siamo, poi lo aggiustiamo bene con le mani. Vado con, con la marmellata, allora io metto la marmellata perché la crema pasticcera eh, a mio marito non piace, non piace siccome sicuramente li farò mangiare quasi tutti a lui, Che <ride> io sto facendo un po' di dieta, però li assaggio, eh? come no! E quindi vado con la marmellata, non ne metto tantissima, eh? bisogna coprire sì, però mh, senza esagerare, poi ci ho messo eh, l'uvetta e siccome era passata mia nipote, nonna ma mettici, mettici le, un po' di gocce di cioccolato e va bene, ci ho messo anche un po' di gocce di cioccolato che non ci stanno male, ho messo un po' di granella, poi l'altra granella la metterò sopra e metto la pasta sfoglia sopra non è complicato bisogna solo seguire bene questi passaggi io li avevo, avevo già provato e avevo sbagliato una volta avevo saltato una farcitura <ride> quindi poi li ho rifatti come vedete fatti per benino e... Allora, qui devo abbassare un po' con le mani eh, per far attaccare bene, poi dividere a, metà, eh, dividere a metà e su mezza parte mettere la marmellata. Io a questo punto metto quest'altro tipo di marmellata perché ho finito la marmellata di albicocche. Scusatemi, e quindi metto questa ai frutti di bosco. Però voi continuate con la marmellata di albicocche. Eh? Ci va quella, di regola ci va quella. Poi che volete, ognuno può farcire a modo suo insomma, c'è chi mette anche i canditi. Però ecco, la base è questa. Metto ancora uvetta, cioccolato. Intanto taglio, taglio a metà. Così. Ok. metto un po' di granella e uvetta al cioccolato bene una volta farcita sovrappongo i pezzi scusatemi mi è saltata la sequenza eh, cioè bisogna eh, girarla eh, sopra l'altro pezzo, quindi eh, sopra quello con la marmellata, attaccare un pochino con le mani e poi tagliare, fare, vedete, eh, ho diviso in, in due, poi in quattro e quindi ci vengono otto. Io qui ce ne ho fatti uscire nove. Questo ne ho fatto uno un po' piccolino perché volevo provare, perché a me sinceramente piacerebbero un pochino più piccoli perché questi adesso comunque aumentano lievitazione Li giro, io li giro due volte, ma basta anche una volta, eh? anzi nelle ricette mi sembra che bisogna girarli soltanto una volta, ma a me piacciono un pochino più stretti, più, più piccoli, diciamo. Li metto sul, sulla tela, su un vassoio con la carta forno. Dove poi andranno direttamente in forno una volta lievitati? Quindi vedete, io giro due volte, ma poi se volete una volta sola. Ok, li metto un po' distanziati perché questi adesso devono stare almeno un'altra ora a lievitare un'ora, un'ora e mezza. Li spennello con un uovo, un uovo sbattuto. ecco qua e poi li copro con una pellicola tanto non si attacca e li metto eh, dentro il forno spento magari se fa freddo eh, accendiamo eh, la lucina con la lucina accesa ok sopra ci metto la granella un po' di granella a chi piace io ce la metto altrimenti mi sembra che nella ricetta di rosa eh, non c'è la granella sopra, io ce la metto, eh. andate a piacere a vostro gusto. Bene, li lascio lievitare e una volta pronti, l'inforno li eh, il forno l'ho messo a 180 eh, una trentina di minuti, ma dipende molto dai vostri forni naturalmente debbono venire belli coloriti così e sono pronti sono bellissimi guardate adesso ne assaggio subito uno voglio vedere come è venuto anche l'interno questi sono buoni caldi e altrimenti possiamo congelarli eccoli qua congelarli e, e, e riscaldarli poi al forno eh, perché saranno sicuramente buoni anche i freddi eh? non lo so ve lo faccio sapere poi quando li assaggerò freddi bene amici vi ringrazio della visione eh, se il video vi è piaciuto lasciate un like condividete eh, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao